Ciao a tutti dal Tino Carugatti. Questa pillola numero 3 oggi verterà sul l'accompagnamento con quattro dita nella mano destra. Anche questa è una cosa che vi ho già detto, ma mi preme ripeterlo. Noi siamo abituati ad accompagnare con un'ottava, aiutata dalla quinta, dal movimento sulla decima, lo vedremo magari in un'altra pillola. Ma comunque un basso nella sinistra e il resto del nostro accordo realizzato ovviamente con l'altra nostra mano. Io sto suonando un re maggiore. E come lo suono? Suono re al basso, la, re, fa diesis e ripeto il la. Potrei farne a meno, no? Perché ce l'ho già il la. Potrei suonare l'accordo anche così e non c'è niente di male, sia ben chiaro. Ma se io suono quattro note invece di tre, io ho la possibilità di arpeggiare e di farlo in modo molto più ricco. Vedete? Manco a fare apposta, è un pezzo di baglioni, ma che è dove credo, spero di avervi dimostrato come. Come con quattro note si riesce a dare una ritmica anche e una varietà maggiore nel nostro pianismo. Non è un obbligo, non va fatto sempre, anzi, quando si suona bisogna essere i più vari possibili, quindi a volte usiamo quattro dita, a volte usiamone tre, se occorre anche due, eh. Difficile che io lo faccia, ma se c'è l'esigenza, se ci si sente in quel momento di fare così, facciamolo. Ma impariamo ad accompagnare arpeggiando soprattutto con quattro note. Con quattro dita nella nostra mano destra. E per la pillola di oggi è tutto. Un saluto dal vostro Tino Carugati.